Ehi là, salve a tutti ragazzi, eccoci qua in un nuovo, nuovissimo ed entusiasta video di smismimare. Ah, ok. Di questo nuovo video. Ok. Abbiamo capito un cazzo? Sì, lo so. Non è che ci serve una scala. Allora, benvenuti in questo nuovo video. Prima di cominciare abbiamo bisogno di una cosa particolare, di un oggetto. Che oggetto? Quello. Giusto. Allora, siccome che devo fare contenta una ragazza, insomma, sì. Nostra fans super sfegatata, questa qua ha un negozio di caramelle. Ha detto: esatto. Questa caramella la devi dare a Valentino intanto che facciamo un video. Dovevo ancora dartela. Sì, ancora tipo 2 anni fa. Ormai però penso sia marcita. Buon appetito! Non so il perché me l'ha data. Buon appetito. Allora, proseguiamo con questo vlog che non so come chiamarlo. Ah, forse ho capito perché. Perché? L'ho letto, adesso lo scoprirai. Vabbè, innanzitutto ha la pelle d'oca questo. Buono, facciamo vedere. Se si vede. Ha tutti i spini, tipo. Adesso ti spiego io. Buono. È buono. Sa di pollo. Sa di pollo. Per cosa sa? Non fare questi brutti. Allora, il manco è buono. Ma almeno quello, anche perché se ho capito bene, in teoria sono andato fuori commercio, quindi. Perché erano morti dei bambini, non mi ricordo. E proseguiamo. Ma allora, con Vale se ne farà. Ah, beh, giustamente. Allora, ritorniamo Avemus con. Vale! Esco. Sta venendo fuori un video puttanata. Mm-hmm. Ma non importa, va bene così, perché io voglio un video sano. Ricordati che è colpa tua. Colpa tua! È colpa tua che mi hai dato questa cosa che sa di pollo. Grazie. Verremo a trovarti mentre dormi. E dopo che devo da sciafa che c'è il tronetto fra me. no, vabbè. L'ho detto anche in Veneto. Sì, appunto, così capiscono meglio. Mm-hmm. Apri la bocca. No. Allora, veramente, ricominciamo, facciamo finta che non sia successo niente, quindi abbiamo perso 6 minuti per dire un cazzo. Perfetto, anche perché volevo quando fare un video. Adesso lo possiamo dire subito, un cazzo. Ok, niente. Vabbè, proseguiamo. Allora, cosa volevo dire? Anzi, questo qua è un vlog che lo proporremo una volta alla settimana. Se ce la facciamo. Se ce la facciamo, spero di sì. Perché voglio raccogliere i vostri feed, i vostri feedback, quindi i vostri commenti sul canale, come che sta andando secondo i vostri punti di vista. Perché ho ricevuto dei messaggi dove che mi faceva notare, insomma, che il canale è cambiato un po' rispetto magari a qualche anno fa, dove facevo video abbastanza mirati, dove che duravano un quarto d'ora, 20 minuti, anche mezz'ore, però magari erano continui, basati su su una scaletta che mi ero prefissato, no? Invece adesso sto facendo i video molto più fatti per coinvolgere chi mi segue, insomma. Però giustamente è un vecchio che ci segue tanto, insomma, un vecchio che ci segue tanto, che cazzo sto dicendo, è uno che ci segue da tanto tempo, quindi. Ma è bello che io ti sto secondando. Sì, io parlo a cazzo, no, scusami, sicuramente avrà capito chi sei un vecchio, magari a 15 anni, non so, sei comunque un vecchio 15 anni. Scusami, veramente. No, scusami un cazzo, sei un vecchio 15 anni. Ecco, mi sa che adesso si disiscrive lui e tutti i suoi amici, e quindi andremo in fallimento. Allora,
Sbaffa, che schifo. Allora, chiedo scusa, chiedo venia per le parole messe a cazzo, ma sono le 11:30 di sera, capite che il cervello si spegne automaticamente. Arrivi a una certa età, che non si dice l'età ai signori, e il cervello si spegne, cioè arriva alle 11 e già cominci a fare certa età. Intanto a te io non te l'ho detto. Guarda, ecco, dici a me certa età, certa età, quindi il cervello si spegne, si è mai acceso. Vabbè, quindi senti, fini di dire sì, cazzate, perché c'è un quarto d'ora che dici cazzate, la finisci? Ma vuoi dirgli che hanno bisogno, cioè hai bisogno di feed, che poi spiegami una cosa, ma feed chi cazzo è? Continua a ciucciarla, quindi mio Dio, non riusciremo mai a fare questo video. Allora, ripartiamo dal discorso, se ci riesco. No, non ci riuscirò mai, se ci riesco. Quindi, questo è un discorso che posso capire, che molti di voi magari dicano era meglio come facevi video una volta, ma dovete capire che io sto cercando di fare il canale mio, personalizzarlo e riuscire a portare novità, insomma, quindi devo provare qualcosa, no? Quindi secondo me restare fermi nella vecchia maniera era un po' brutto, insomma, diciamo. Per carità, questi sono i miei pensieri, giustamente, ma trovo positivo, e come che ho scritto a questo nostro carissimo amico che mi ha fatto notare questa cosa, che ritengo sacrosanta, quindi hai fatto benissimo. Se avete qualcosa da dire su questo canale, positivo o negativo, qui da oggi in poi faremo questi video dove potrete dirmi tutto quello che volete, da qualsiasi cosa, da commenti, bestemmiarci dietro, domande, perché no, anche delle domande, qualsiasi domanda può essere utile, perché voglio proprio creare un angolo di discussione, che tra l'altro dobbiamo ancora trovare un nome di questo angolo, quindi se vi viene in mente qualcosa, ben accetto. Quindi voglio proprio rendervi partecipi di queste nostre idee, perché voglio fare qualcosa veramente di buono, insomma. Quindi se qualcuno mi scrive no, ma perché fai video troppo corti, no, ma fai video troppo lunghi, ovvio che devo trovare la via di mezzo, no? Quindi rispetto qualsiasi vostra punto di vista, e cercheremo di lavorare appunto su questo, insomma. E poi sono contentissimo perché settimana scorsa abbiamo superato i 700 iscritti. Oh, una cosa, penso che da paura, ho cominciato a darti una mano, eravamo a 300. Ma che? No, neanche a 100? Sì? Non eravamo neanche a 100, cioè io sono arrivato che eri a 80, scrivete, non mi ricordo, eri a 80, io sono arrivato a Natale, cioè ho cominciato a fare video con te a novembre, intorno a novembre 2014, quindi l'anno scorso, novembre 2014. Volevo dire che al momento il mio canale è fermo, oh, per una questione che non sono più in grado, cioè o sto dietro a lui o sto dietro al mio canale, quindi momentaneamente, siccome è più figo, diciamo, yeah. Anche perché avere un'altra mente che lancia idee, roba del genere, è più semplice che una sola. Cioè, ma poi a parte il fatto che non ho tempo. Io mi drogo. Non ho tempo di starci dietro, sostanzialmente. Quindi mi scuso. Obesità occulta, pastiglie leone. Esatto. Sono buonissime. Ve le consiglio, È buono il pastiglio, No, comunque. Buono. Comunque, scherzi a parte. Sì, al momento non riesco a starci dietro, quindi preferisco stare dietro a lui in senso metaforico, nel senso esatto. Ok,
E quindi va bene così, riprende appena mi sono stabilizzato tutto quanto, riprenderò e tutto quanto. Anche perché ultimamente stai facendo lavori, come vedete, qui sì, dietro. Sto strutturando, sto facendo. Stiamo casino, anche cercando di fare anche una stanzetta molto. Stanza. Yeah. Cioè, che una volta che è fatta, cioè, dopo oh mio Dio, cambio casa una volta che è. Speriamo di no, perché sennò. No, è ciupa ciupa, però. È buono? Fa vedere la lingua. No, ho sciacquato la roba. Sciacquato. Che schifo. Quindi, poi cosa c'è da dire? Cioè, sembriamo al bar. Sembra, sì, 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 ma io volevo come che fossimo davanti a, ai nostri amici al bar. È vero. Io vorrei fare, infatti, io volevo fare una cosa. Ma gli iscritti ci sono, quindi potrebbe venire fuori una cosa carina. Una live. Esatto. C'era la, la voglia di fare una live. Cioè, a posto di fare questi questi vlog molto passivi, no? Dove che noi spariamo cazzate a dismisura, perché alla fine quello facciamo. E voi dopo fare un bel, bel vlog live, dove che in diretta, ok, magari non so in che ore, boh, non ho la più pallida idea veramente, ma comunque ci stavo pensando che potrebbe essere molto molto carina, molto carino insomma fare un vlog appunto in diretta live dove voi mi sparate le micchiate, noi spariamo. Perché dovrebbe servire? Non so, ma ho detto di tutto davanti alla webcam, tette, di cazzo, tutto. Culo. Ok, cioè, aspetta. Per cortesia, non fila. Allora, quindi, questo qua è un argomento appunto che si potrebbe anche discutere, no? Su queste. Scusate, ma la pastiglione. Facciamo pietà, facciamo. Cioè. Ma facciamo veramente di. Mi sa che ci troviamo a 200 iscritti dopo questo vlog. Sì. Ma sì, si fa questo ed altro per i nostri amici a casa, giusto? Beh, giusto. Male, cioè, pensa che onore. Ma sì, ma perché dovete capire che noi non mettiamo le maschere davanti, noi siamo coglioni, punto. Cioè, noi, venite insieme con noi al bar, noi siamo così. Non quindi mettiamo le maschere. Oddio, forse questa è. Questa è la maschera. La maschera del corno. Del corno. Va bene così? Ho messo la maschera. Va via. Please. 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 Quindi questo potrebbe essere un argomento che se vi piace mi scrivete qui sotto. Sì, dai, facciamo questa live, anche se siamo in 20, io sarei contentissimo. Perché ma ovviamente sulle live possono intervenire? Sì, possono intervenire. Ovvio che se siamo in tanti, no. Ma magari anche i commenti sotto fanno le domande. Ma certo, 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 in live quello fanno le domande. Cosa fate nella vita? Sì, esatto. Quante volte andate in bagno? Esatto. Che colore di mutande avete? Non me ne frega niente. Però comunque quanti anni hai? Uno. Ah, io ho 17. Vabbè, ci vede, no? Giusto, no? Facciamo 2-17 anni. Beh, tu c'è una trentina, sì, io non si dicono l'età delle signorine. Io ne ho 17 anni, caro. Non è finita a scuola, che ma sì. Poi, altri argomenti da spulciare che mi erano venuti in mente perché ho la testa che sfornare. Argomento da spulciare. Aspetta, controllo se ho da spulciare qualche argomento. Mi viene da ruttare, scusate. No. Qua? No, sei in diretta registrazione. Ma mi scampa. Qui non ci sono tagli. No. Ok, mi tratterrò. E, poi altre cose da aggiungere. Quanto siamo arrivati a 20 minuti, va bene che ci sarà qualche taglietto sicuramente. Mm-hmm. Però appunto la mia idea era questa, dove che noi diamo i nostri punti di vista sul canale, cosa che vorremmo fare. Voi
ci dite no, fate a cacà, non so, o sì, bella idea, o provate a domande a caso, anche tipo sul gusto, ma sì, ma qualsiasi domanda, la nostra opinione, qualsiasi domanda, vale più di mille parole, dai videogiochi alla vita sociale. Poi cosa ci viene in mente qui? Vado a casa, ciao. No, vabbè, dopo questa veramente cosa? Non la capiscono. Comio cosa? Ma hai indicato? Eh sì, ma gomito è comio in Veneto. Esatto. Mani. Comio. Sì, sono due cretini, già. Io vivo che ti lancio. Vabbè, tu che mi vieni dietro, forse sei più cretino te che mi vieni. Sì, dietro. Sì, beh. E va bene, dai, così bene o male si è capito. Sì, dai, si è capito. Numeremo le numero di cazzate che esatto, abbiamo detto. Esatto. E basta, un'altra cosa, e poi chiudiamo sicuramente. Mi era bazzicata l'idea di togliere l'intro. Perché non so, è una mia sensazione, magari mi sbaglio, perché la trovo. A volte, non sempre, ma la trovo un po' noiosa. Nel senso che mi piace, è fatta bene, anche perché l'ho fatta io, quindi ci mancherebbe altro che non fosse bella. Ma vedo che stufa, no? Perché sa molto da tipo che due palle, sti 30 secondi dentro questo muro che si esplode e viene fuori fighissimo da paura, però toglie tempo, no? Toglie quel tempo che magari si potrebbe dedicare per fare qualche secondo o minuto in più di video, no? Perché sappiamo benissimo che adesso come adesso un video, al manco come che mi sono prefissato io, se ci riesco non vorrei mai far superare i 20 minuti. Se riesco a stare meno di 20 minuti, dentro i 15 minuti io sarei felice, anche perché vedo che quello è fine è il tempo che è utile, no? Meno sarebbe un po', anche se a volte l'ho fatto, e in più comincia a essere pesante, perché so che molti magari dicono no, ma perché più di 10 minuti, quarto d'ora davanti a YouTube non ci sto, e allora tante volte taglio, no? Tante puntate ho fatto magari di mezz'ora di registrazione, cosa fa? Taglio a metà, carico prima parte e seconda parte e li uppo, no? E però dopo, ovviamente, dopo arrivano certe persone e dico, ecco, lo fai apposta. Minchione. Ecco, perché così fai due video a posto di uno, fai risparmi. Non è che lo faccio perché mi diverte a fare un video e poi tagliarli, è che le tempistiche purtroppo sono quelle. Le tempistiche sono quelle e pirli, ok? Perché siamo in due, pirla. Abbiamo la tendenza di non guardare mai quel cazzo di cronometro, insomma. Eh sì, che guardo spesso la quadratura di perché tante volte è colpa nostra, no? Perché parti qua in quarta convinto, sì, abbiamo già sgarato di 4 minuti, quindi chiudo qua. Fra qualche secondo, millesimo, che finisco il concetto, il pensiero. Sì, stavo dicendo. Siamo coglioni noi due che andiamo avanti a oltranza a parlare, a fare video, perché magari vieni preso dal gioco, perché alla fine così è. Alla fine, sì, beh, penso che sia passato 40 minuti. Penso che sia passato. E ora giù di tagli, perché molto probabilmente tantissimi avranno notato che faccio tagli per levare secondi preziosi. Divido in due il video, eccetera eccetera eccetera, appunto per restare dentro questi canoni che mi sono prefissato, insomma. Che poi, se voi mi dite, ovviamente ci deve essere una bella botta di persone che mi dite no, fai anche i video da 30 minuti, si potrebbe anche pensare, ma adesso come adesso i feedback che mi sono arrivati mi chiederebbero 15 minuti, dai 10-15 minuti, non di più, perché stufa, a quanto so io. Poi non so, si potrebbe anche fare qualcos'altro,
So che moltissimi youtuber vanno giù anche di ore, vabbè, insomma, ma quelli... però dipende anche da, ormai, testo, ormai possono anche scureggiare che fanno va bene tutto non proprio, ma dipende dal contesto poi, no, che uno fa, insomma, ok, quindi non chiudi, so se ho detto qui, io chiudo qui, non so zitto, se hai rotto il cazzo, abbiamo rotto il cazzo, adesso vado fuori dei coglioni, chiudi questo cazzo di video. Il mouse. No, ovviamente stavo scherzando. Beh. Chiudo veramente qui. Non so se ho detto tutti i concetti che dovevo dire. Li diremo al prossimo. Al prossimo li diremo. La prossima volta giuro che faccio una scaletta su quello che devo fare, perché durante la settimana io ci penso. No, chissà che. Avete visto che ultimamente ho fatto anche dei cambi con la facecam, che da grande diventa piccola, con tutti questi giochetti. Insomma, ho provato a fare questi giochetti. Ho visto che a molti piace. Ma però avrei bisogno di vostri feedback, ma tutti che mi diciate no, fa da cagare o è bella, insomma, o qualche altro consiglio, no, perché comunque questo canale, oltre che essere mio, è nostro e anche vostro, quindi vivo con voi, quindi sono felicissimo così. È una bella piaga che siete portati a casa. Mamma mia, 711, siamo arrivati, aspetta un secondo. Non è male, dai. Con 711 persone. Cioè, due cialtroni che riescono a fare 711 iscritti. L'avevi prima. Aspetta un po', che hai internet che non funziona. Io? Sì. È il tuo PC che è una merda. Ah sì, beh, come no. 711 iscritti e non me ne rendo neanche conto, sinceramente. Sono tanti, ragazzi, io sono veramente felice, sono veramente felice, che è il fratello del silicio. Sì, esatto, di questo traguardo, di chiudo qui veramente, sono felicissimo, la lacrimuccia pipiripipipi, ok, e ci saranno grosse sorprese, lo spero, e io continuerò, non mollerò, giusto? Non si molla, però abbiate un po' di pazienza, che pian pianetto, pian pianino ci ingraniamo, ok, dai. Salutiamo, perché sennò veramente al prossimo, e iscrivetevi, mi raccomando, pollicione di su, condividete e aspetto tutti i vostri feedback, tutto. Ok, ciao a tutti.